Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Millicon Johnson & Johnson S.p.A. Ultimo aggiornamento. 28 giugno 2022. Cos'è Millicon? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Millicon durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Millicon? Millicon è un farmaco a base del principio attivo simeticone, appartenente alla categoria degli antidispettici e nello specifico altri farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali. È commercializzato in Italia dall'azienda Johnson & Johnson S.p.A. Millicon può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni Millicon bambini, gocce orali, soluzione 30 ml, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Johnson & Johnson S.p.A. Ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco, classe C, principio attivo simeticone, gruppo terapeutico antidispettici, forma farmaceutica gocce, indicazioni trattamento sintomatico del meteorismo gastroenterico e dell'aerofagia del lattante e del bambino, posologia lattanti e bambini, 20 gocce uguale 0,6 ml, 2, 4 volte al dì, preferibilmente dopo i pasti o altrimenti secondo prescrizione medica. Non superare le dosi consigliate. Dopo un breve periodo di trattamento, 7 giorni, senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Modo di somministrazione: agitare bene prima dell'uso. Le gocce vanno disperse in poca acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: non superare le dosi consigliate. Dopo un breve periodo di trattamento, 7 giorni, senza risultati apprezzabili, consultare il medico. In caso di persistenza o peggioramento dei sintomi o in caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: l'assunzione contemporanea di simeticone e lassativi a base di oli minerali, paraffina, non è raccomandata, dato che la combinazione di questi due prodotti ne riduce l'efficacia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Millicon durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Millicon durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati sull'uso di Millicon nelle donne in gravidanza, pertanto non deve essere usato in gravidanza a meno di una reale necessità e dopo valutazione del, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: non si segnalano effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Effetti indesiderati osservati durante il trattamento negli studi clinici e integrati con quelli raccolti durante l'esperienza post-marketing, sono elencati nella tabella sotto riportata secondo la classificazione per sistemi ed organi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio popolazione pediatrico: il simeticone è una sostanza chimicamente inerte, inattivo farmacologicamente e non assorbito dal tratto gastrointestinale. Il simeticone è inoltre eliminato immodificato nelle feci. L'esposizione accidentale al prodotto dai bambini non ha rivelato sintomi nella maggior parte dei casi. I sintomi riportati sono stati di natura da lieve a moderata e possono essere spiegati con la condizione preesistente. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Altri farmaci per disturbi funzionali intestinali, codice ATC A03AX13. Il simeticone, metilpolisilossano attivato, è un polimero chimicamente inerte del metilsilossano. Il suo peso molecolare varia da 14.000 a, proprietà farmacocinetiche: il simeticone non viene assorbito dal tratto gastrointestinale e non interferisce con l'assorbimento delle sostanze nutritive. Esso non altera il volume e l'acidità delle secrezioni gastriche e gli studi di, dati preclinici di sicurezza e dati sull'animale sperimentale non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: acido citrico monoidrato, sodio citrato, metilidrossipropilcellulosa, carbossipolimetilene, saccarina, sodio benzoato,
acido sorbico, sodio bicarbonato, essenza di lampone, essenza concentrata di vaniglia, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Milicon a base di simeticone sono Simegut, Simeticone IBI. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.